Ciao Logaritmi, questo mese, nel mese di ottobre, ho deciso di fare una sfida con me stesso. Quindi cercherò di passare un mese plastic free, quindi di non consumare assolutamente plastica, e cercherò anche di fare una dieta vegetariana. E quindi pubblicherò diversi video riguardo a questo tema. Non lo faccio a luglio, anche se luglio è il mese, diciamo, del plastic free July, perché a luglio di solito non sono a Padova e quindi non sempre riesco a comprare i prodotti plastic free. L'argomento di questo video in particolare sarà l'igiene personale, quindi vediamo quali prodotti senza plastica si possono usare appunto per l'igiene personale. Partiamo innanzitutto dal corpo, quindi io per lavarmi utilizzo semplicemente delle saponette per lavare le mani, lavare il corpo, tutto. Queste si possono trovare diciamo in qualsiasi negozio, per esempio quella che ho preso io è di Tesori d'Oriente e viene da Tigotà. Poi, per invece lavare i denti, io utilizzo degli spazzolini di bambù. Questi si possono trovare appunto nei negozi, anche questo l'ho trovato da Tigotà. Oppure si possono trovare online, o in negozi dedicati appunto allo stile di vita zero waste. Inoltre, oggi ho comprato questi bastoncini di cotone, questi cotton fioc. Che sono biodegradabili e che vengono in una confezione che non è fatta di plastica, al contrario della maggior parte dei cotton fioc, e questi si possono comprare anche in grosse quantità online, tipo su Amazon. E poi, per quanto riguarda lo shampoo, invece, ho comprato oggi da Lush uno shampoo solido. Io utilizzo uno shampoo all'olio di argan e aroma di rose. Che è questo qui rosso, l'ho già usato diverse volte e ho anche un contenitore per insomma mettercelo all'interno. E questi sono, diciamo, la maggior parte dei prodotti plastic free che utilizzo. Poi ho intenzione di comprare la carta igienica di bambù confezionata in carta tipo, così da evitare di consumare plastica quando compro la carta igienica. Un altro prodotto che uso per limitare il mio consumo di plastica quando mi occupo della mia igiene personale è il rasoio riutilizzabile. Questo qui praticamente si riutilizza, quindi si smonta la testa, si inserisce una nuova lama e non è un rasoio usa e getta di quelli classici. Passiamo invece a delle note dolenti, ovvero purtroppo non sono riuscito a rendere la mia igiene personale totalmente plastic free. Vediamo infatti di quali prodotti non ho trovato un'alternativa giusta. In realtà anche per quanto riguarda la carta igienica non ho ancora ordinato la carta igienica senza plastica, però la prenderò al più presto, quindi quello diciamo è in fase di cambiamento. Invece i prodotti che stabilmente restano fatti in plastica per me sono il deodorante, perché è vero che esistono dei deodoranti plastic free, come questo che avevo provato o comprato. Però purtroppo non mi soddisfano, non mi piace, trovo che puzzino addirittura. Sempre per quanto riguarda invece la rasatura, è vero che la maggior parte di essa avviene in maniera plastic free perché utilizzo il rasoio con le testine intercambiabili e poi vabbè c'è la come si chiama? Tipo spazzola, insomma quella cosa per spargere la crema da barba. Ok, sì, il manico è fatto di plastica, però dura una vita intera. Invece la schiuma da barba che utilizzo ProRaso è contenuta in questo contenitore di plastica. Però per fortuna questo si può riutilizzare ad esempio come vaso per le piante. Inoltre non ho ancora trovato, non so perché, non capisco perché non li facciano, dei saponi intimi senza plastica. Quindi ad esempio saponi intimi, non lo so, solidi oppure in contenitori che non contengano plastica. Poi so che esiste il filo interdentale plastic free che si può tipo, è contenuto se non sbaglio in un tubetto che forse è fatto di plastica o di un materiale simile, ma che poi si può ricaricare. Per ora io ho del filo interdentale che avevo già comprato, quindi non ho intenzione di buttarlo, però quando l'avrò finito probabilmente passerò alla versione senza plastica. E poi il dentifricio. Che è in un tubetto appunto di plastica, perché non lo so, non mi fido di quello in granuli oppure di quello solido che invece è tipo in vetro. Magari un giorno lo proverò, cambierò idea, però per adesso sto continuando ad utilizzare quello tradizionale. Per questo primo episodio di questa serie è tutto.
Poi parleremo anche di altre cose, per esempio l'igiene della casa, la dieta, eccetera, eccetera. Vi ringrazio per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo.